bellissimo, sei una meraviglia, guarda, tutto black on black, il cappellino figo, il taglio perfetto. Cosa vuoi di più dalla vita? Delle sedie meravigliose tutte di te, ma le avrai mica fatte tu quelle sedie? Eh sì, sono alcune delle tracce che ho lasciato lungo questo percorso, come sai. Sai, hai un potentissimo impollinatore di design. Ciao Odo, che bello Ciao, vederti. bello, piacere vederti. Ti ho seguito durante questi mesi di grande attività social e Quella sì, piacere. io la chiamo nevrosi, la chiamo. Può essere, poi sarà una specie. Sicuramente, però è stato d'aiuto ascoltare. Ascoltare è una condizione Sì, sai, privilegiata. abbiamo coinvolto tanti amici in gamba, per cui, e andiamo avanti così. Senti, io lo faccio come sempre, faccio la signorina buonasera ormai, sono bravissimo per questo. E ti presento per questo incontro di Good Ideas. Tu che tra l'altro sei in sede a Pedrali, e dentro di te ci sono alcune delle tue creature, ma ne parliamo dopo. Allora, Odo Fioravanti non ha bisogno di essere presentato, ma io lo faccio lo stesso. Sai che non ho trovato il tuo anno di nascita? Ma ecco, ho fatto tutto un lavoro con degli investigatori privati per nasconderlo. Ma Sono il pazzesco! 74, 74. Sei come Giulio, ho capito, 74. No, Cosa stai cosa facendo? fai oggi? Giulio è del 66, io sono il 74, 74. Ah, ho capito, vabbè, niente, basta. Allora, cioè, sei ancora più, affermi la tua gioventù. Allora, formazione politecnico, dal 2006 il tuo studio, un sacco di premi, di cose pazzesche, la tua mostra del 2010, Industry Design, che era stata bellissima, me la ricordo ancora. Sei uno dei pochi designer che scrive oltre che progettare, cioè tu fai, come dire, fai attività di riflessione pubblica. Questa mi sembra una cosa fantastica, che è una cosa abbastanza unica nel tuo, tra i tuoi colleghi, e questo è interessante. Poi Tu dopo mi piacerebbe sei di parlarne con te. generazione, Eh sì, però è una sei un generazione critica. primo di sagacia con questa Sì, frase. è una generazione critica. E poi vabbè, tante, tante grandi aziende del design italiano, e non solo, Foscarini, Fontanarte, Lecoppo, Olivetti, prima ho visto Range Rover, delle cose fichissime. Non parleremo della tua attività di Yodo su Instagram, che dopo magari mi piacerebbe citare con te, ma poi ci arriveremo a questo. E adesso siamo qui per Good Ideas con Pedrali, insomma, tu, vabbè, diciamo, tra i designer che abbiamo coinvolto fino adesso sei il più prolifico, perché con l'attività con Pedrali è veramente lunghissima, importantissima, e quest'oggi, diciamo, come dire, partiamo da quello, partiamo dalla nuova, diciamo, lawn chair, diciamo, dalla sedia Babila che si unisce, che integra le altre della serie Babila, che però ha delle particolarità molto interessanti, che diventano un po' il fuoco tematico del nostro confronto di oggi, insomma, perché la Babila parte nel 2013, quindi sono 7 anni di una lunghissima storia, anche molto bella, molto molto bella. È così, Sempre, diciamo, siamo partiti con la prima sedia, che era una sedia in legno a spessore variabile. Da lì, praticamente ogni anno, abbiamo aggiunto un nuovo membro a questa famiglia, che è diventato sempre, poi sempre più uno strumento anche per progettare spazi, che è una cosa che mi interessa molto di questo progetto. La Babila è diventata una famiglia di prodotti così ampia, che riesce a dare strumenti a chi deve pensare agli spazi, strumenti che automaticamente sono coordinati da questa specie di idea generale che c'è dietro la collezione, che è quella proprio di avere un oggetto che è abbastanza razionale, per non essere calato nel suo tempo, quindi un po' Certo. instant classic, però anche abbastanza curvo e morbido da dare un'idea di accoglienza, no? Quindi, è proprio una specie di tensione tra. Io inizialmente, quando ho iniziato a lavorare su questo progetto, avevo proprio in mente, di creare una specie di ponte tra l'idea, come posso dire, astratta e quasi, inorganica di prodotto industriale, no? Di artificio umano Certo. e il corpo umano invece che ci finisce sopra, no? Quelli che Sozza chiamava culi. Questo bridging, questa idea di innestare queste due cose e trovare un prodotto che riesca a rendere il prodotto industriale un po' meno, come posso dire, artefatto o Certo, distante dalla natura, era un po' l'idea iniziale. E quest'anno siamo arrivati a una nuova versione perché ci sembrava che si potesse trovare una nuova comodità della sede, quindi un'idea
più ampia. Excel, è una poltroncina Excel, come si definisce oggi. Sì, sì, abbiamo chiamato Excel perché poi la verità è quella che ha proprio delle dimensioni molto generose e è molto comoda, molto ampia, va incontro anche a mercati internazionali in questo senso, dove anche le misure dei corpi sono diverse, ovviamente. Certo, questa era un'idea primigenia, a cui poi in realtà, su cui poi si sono innestate una serie di altre riflessioni che portavamo avanti con Pedrali, nella fattispecie con Giuseppe, su altri temi di cui discuteremo. Infatti questa è la cosa interessante, perché vedo dietro di te ci sono alcune, diciamo, delle antenate della Babila. Sì, sì. Tu hai cominciato col legno, poi siete passati alle plastiche, e sulle plastiche poi avete fatto tutta una serie di riflessioni molto interessanti. Tra l'altro, come dire, queste tue sedie hanno sempre delle gambe molto sexy. Prima le guardavo, mi sembrava di vedere la Marilyn con la gonna sollevata dall'aria calda della metropolitana. Io sono un pervertito. Ma tu dici quando hanno la protezione sopra? Adesso si è aggiunta la protezione, perché c'è questo abito che lavora con queste. In effetti hanno queste gambine un po' sexy, però quando vengono spedite, c'è un dettaglio che ti è sfuggito, a te che apprezzi questi dettagli un po' pervert, vengono spedite con su una specie di calza a rete, un po' sexy. Che serve a proteggere la gamba di legno, e quella è ancora più sexy. Hai ragione, è vero, quella design port. Che poi tu sfili ogni volta, è una specie di... Sì, sì, è interessante. Veramente, fermiamoci, perché dopo veramente i nostri amici di Pedrali ci prendono a zuccate. Però la storia è proprio così. Abbiamo fatto una versione in plastica e da qui è nata la fusione, che vedi ben molto bene da sotto, che poi è diventata anche implementata nella poltroncina, quella un po' più piccola, la poltroncina standard, e qui alle mie spalle vedi... la nuova Babila XL, diciamo, come dal punto di vista della design feeling, dell'idea della forma, chiaramente segue i principi che ti dicevo prima, i principi della collezione, e siamo stati molto attenti come sempre a fare dei dettagli, perché io ho sempre questa idea che un po' c'è il colpo d'occhio iniziale in cui scopri l'oggetto e decidi se comprarlo o no, e poi cerco di seminare intorno all'oggetto dei dettagli che magari uno scopre usandolo tutti i giorni o poggiando la mano quando ti siedi, o scopri toccando l'oggetto che ci sono delle piccolezze, delle piccole attenzioni che sono un po' una specie di, no, di abbraccio omeopatico che io spedisco per interposta materia, su per giù. Però le attenzioni sono una delle cose più belle di questi oggetti, perché alla fine le piccole attenzioni, come le chiami tu, sono quelle cose che ti accolgono nella quotidianità e che ti accompagnano e ti rendono la vita piacevole, no? Cioè, tu sai bene da designer che le piccole attenzioni possono essere dei grandi difetti o delle splendide carezze. Cioè, che è così, no? Cioè, se una cosa... Proprio così. Se quel dettaglio va male, ti rovina la giornata e la vita, e quella sede la butti via dopo un giorno. Se è una cosa che ti accoglie, non te ne liberi più, è la tua copertina di Linus diventa quasi. Sì, dopo questo periodo qui un po' di grandi riflessioni, perché eravamo costretti anche a pensare, che come direbbe qualcuno, malgrado, perché di solito cerco di non farlo, e ho pensato proprio che alla fine quello che mi interessa per il prossimo futuro è questo, cioè lavorare sul fatto che gli oggetti siano intensi. E questa intensità in qualche maniera un po' tu come posso dire, la comprimi nell'oggetto e penso che in qualche modo poi la rilasci nel tempo, no? Proprio sì, un pochino alla volta, come si rilascia la bellezza, così si rilascia l'intensità, secondo me, no? È una specie di diffusore di intensità per ambienti, come se fosse un profumatore. Ma tu scherzi, ma sai quanto è importante? Perché poi alla fine questi oggetti veramente li usiamo con una intensità che neanche ci accorgiamo di fare, cioè di avere, no? Per cui Però a questo, e poi magari ci torniamo su questo tema di una bellezza a rilascio omeopatico, che mi piace molto, direi che uno dei grandi valori, dei grandi plus che sono in questa XL è questo lavoro incredibile che avete fatto con Giuseppe, con il laboratorio Pedrali, e con tutta l'azienda, di lavorare su un principio di sostenibilità e di riciclo totalmente molto spinto, molto, diciamo, nella direzione giusta, io direi anche, cioè di Devo pensare dire che... che... Oh, dimmi, dimmi. C'è una visione complessiva, ecco, come dire, cioè non è solamente del materiale, ma anche del rivestimento, cioè la XL è totalmente, ha un pensiero circolare ecologico importante, interessante. Ce ne vuoi parlare un po', per favore?
Sì, guarda, io ci tengo molto a questi temi qui perché credo che in questo momento siano praticati molto verbalmente e poco, in maniera poco seria, no? Perché il cambio di paradigma che ha portato l'idea stessa di sostenibilità rispetto a parole come ecologicità o che si usavano prima, che erano anche un po' più spuntate, no? È proprio quest'idea non solo di circolarità, ma proprio di ampliamento della percezione di come un oggetto impatta su questo mondo, no? E Sì. sia costituita l'idea di pianeta come un bene consumabile e non più infinito, quindi a termine, e da lì si è partiti con l'idea poi, che era quella alla base delle ISO 14.000, di un'idea di sostenibilità, di un ragionamento più ampio su come la produzione di un prodotto impattasse il pianeta. Allora si parte da molto prima che nasca, quindi anche più avanti che va a presentare il progetto con la macchina in pedrali, con i rendering stampati, perché l'hai stampati? Potevi non stamparli, fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, no? Quello che si chiama life cycle design, cioè Certo. l'idea di ripensare progettualmente il ciclo di vita del prodotto, ampliando proprio l'intorno che tu prendi in considerazione dell'oggetto. Prima prendevi in considerazione solo l'oggetto, adesso prendi un intorno temporale e spaziale più ampio, in cui l'oggetto è quasi un punto centrale di questo intorno, ma non è il tema principale, no? Per cui dico spesso che non è detto che una sedia in plastica sia più sostenibile di una in legno. Questo non è affatto detto, dipende dalla sedia in plastica e dipende dalla sedia in legno. Questi discorsi con pedali, non per piaggeria, per fare i paraculi, che è un po' il tema su questi temi. C'è un Certo. fiorire di paraculate varie, di aziende che fanno una revergination improvvisa, dove penso al mondo tonnellate di plastica diventano di colpo Santa Maria Goretti. Ecco, io direi che con loro si è fatto un discorso serio da qualche anno su questo qui. È stato un percorso lungo proprio per cercare, per esempio, materiali che fossero davvero sensati, perché la verità è che c'è profonda insensatezza nei materiali che si vengono buttati adesso negli stampi come riciclabili o riciclati, c'è una confusione tra queste parole come se significassero la stessa cosa. Ecco, noi siamo riusciti a trovare una plastica, peraltro in Italia, quindi senza andare lontano, che in realtà non sono riuscito io a trovarla, è uscito Giuseppe, è uscito Vittoria e tutto lo studio di pedrali, sono riuscito a trovare un materiale che veramente era sensato, che è un materiale che parzialmente è riciclato dall'industria e parzialmente da post-consumo. Con questo materiale siamo riusciti a fare una versione della nuova poltroncina. In realtà poi questo materiale è entrato nella collezione, quindi si trova anche su altri prodotti, forse anche la mia Ecco, Snow era stampata con questo ne abbiamo parlato, materiale. sì. E quindi di colpo ragionamenti che erano interstiziali diventano trasversali, e questa è una cosa che puoi fare solo in un'azienda che è così solida, altrimenti non riesci proprio a Certo. creare una situazione così. Siamo riusciti a fare questo prodotto, a muoverci in un ambito che poi è una specie di ginepraio di certificazioni, perché ogni giorno salta fuori un nuovo certificatore, non c'è un senso ancora in questo pelago di persone che si alzano e dicono io sono sostenibile. La verità è che la sostenibilità non è binaria, non è che c'è chi è sostenibile e chi non è sostenibile. Molto probabilmente la nostra vita sul pianeta non è sostenibile o l'è solo parzialmente, e pedrale è iniziato un cammino sulla via della sostenibilità, che è un cammino fatto di passi che vanno fatti una presso l'altra, dove tu parti da una Certo. posizione e vuoi raggiungerne una sempre migliore. E fa parte di questo qualcosa di cui forse avete parlato già nelle altre dirette, che è la rilevazione e il calcolo del carbon footprint di tutta pedrali, ma di tutta pedrali intendo anche dell'omino che viene qui la mattina con la macchina e che immette anidride carbonica con la sua Certo. automobilina. Tutto questo è stato calcolato per far che, per avere uno stato dell'arte rispetto a cui iniziare a camminare verso un futuro in cui lo stato dell'arte deve diventare sempre migliore. E fa parte di Certo. questo discorso perfettamente il lavoro che si è fatto anche sulla Babile Excel. Dove tra l'altro, oltre alla materia, diciamo, della scocca, della struttura, c'è anche il tema del rivestimento, che tu mi raccontavi l'altro giorno, che io non avevo, devo dire, Adesso per chiudere uno, aspetta, facciamo un mi ha po'. molto colpito questa cosa, ce la vuoi spiegare facendocela vedere? Perché questa è interessante. Allora, come dire, noi sappiamo che
tutti i rivestimenti sono, come dire, dei tessuti applicati fondamentalmente, che però spesso faccio sono incollati. Faccio un buon prezzo. Un buon prezzo, no? Ma io vorrei che tu me la spogliassi, però me la puoi spogliare, puoi fare questa cosa? È un po' complicato, però no, non me lo far fare, dai, che anche un po' irrispettoso. Diciamo che questo pudore mi piace molto, è una forma di... No, è comunque una ragazza. No, forse Babile è il nome maschile, in realtà. Aspetta, adesso non mi ricordo. Babile, no. Babile, sì, beh, San Babile è un santo. È un uomo, quindi forse possiamo... Il digitale comporta delle cose che... Vabbè, comunque... Stavamo dicendo che... Non so dire, stavo parlando degli abiti, forse... No, stavo parlando delle complessità, delle cavità, delle... Pronto? Le cose imbottite in cui la stoffa di per sua natura non andrebbe, no? Non andrebbe a riempire con cavità, di solito vengono incollate le stoffe. È una pratica che va avanti da sempre, insomma, in tutte le aziende del mondo. La verità è che col tempo queste pratiche si stanno un po' abbandonando perché incollare le parti, l'imbottitura sulla sedia e la stoffa sull'imbottitura crea un oggetto che è difficile di smettere. Per il design for disassembly, cioè l'idea che alla fine della vita del prodotto si possa separare le parti dell'oggetto, questo non va bene. Quindi noi siamo andati incontro a questa cosa ulteriormente, pensando a una specie di imbottitura, che era quella che mostravo prima, che si calza come una veste. Quindi alla fine della vita del prodotto si può togliere, o anche semplicemente quando il prodotto si rovina si può cambiare facilmente. È sfoderabile, come si direbbe, ma anche a questa sfoderabilità va incontro a un'idea di maggiore sostenibilità. Ecco, questo è un po' il pensiero. Beh, questo è interessante, perché tra l'altro era un tema che io personalmente non avevo mai considerato. Poi tra l'altro immagino che le coperture possono cambiare nel tempo, cioè uno possa anche vestire, esatto, proprio così, come dire, cambiandole, seguendo momenti, stagioni, gusti, situazioni. Questo, sì, sì, anche se semplicemente si rovina, ecco, non devi andare dal tappezziere, ma è una cosa anche gestibile facilmente, insomma, da chi ce l'ha, ecco, quindi... Senti, ma cioè, diciamo che la Babila, nella sua lunga storia, è una serie di tante cose che tu hai fatto con Pedrali, perché non dimentichiamoci che il primo compasso d'oro dei Pedrali è la Frida, che è la tua sedia, e poi dopo, come dire, c'è Snow, c'è Dom, c'è Serif, c'è Woody, c'è tutto un mondo di collaborazioni con i Pedrali che è cominciato nel 2008, 2007, 2008. 2007, sì. Ma come è cominciato? Come dire, parlaci di questo. È una storia ormai è una storia che ho raccontato tante volte, però è sempre divertente, perché io avevo adocchiato Pedrali in una fiera prima dell'estate. Poi siccome era un anno in cui mi ero lasciato con la fidanzata, ero rimasto a Milano e non avrei mai voluto fare una sedia, in realtà, da quando ero studente, ma quell'estate lì mi viene la fissa di fare la Snow, la sedia, e ho fatto questo modellino di polistirolo che sembrava abbastanza vero. E ero molto contento, ho passato quest'estate a Milano caldissimo a fare questo periodo, e Milano deserta, e a settembre dico adesso devo trovare un contatto con questa azienda e devo 1000 telefonate finché non trovo una persona che mi trova in contatto con l'ufficio marketing, mando un'email, non mi risponde nessuno. Passa un mese, a un certo punto mi rispondono, io vado in panico, no? Mi danno un appuntamento e io lì avevo, cioè il mio studio era un computer a fianco al letto e il modellino l'avevo fatto tipo in cantina. Beh, anche perché aveva appena aperto lo studio, 2 anni proprio. E l'avevo aperto a febbraio 2006, sì, non avevo clienti praticamente. Era il settembre 2007, quindi era passato un po' più di un anno. E allora mi disse, adesso vado lì con la sedia in mano, il computer, le stampe dei rendering, detto sembrerò un piazzista, uno che vende il folletto, no? E mi sono detto, cosa vorrei io? Uno stuolo di assistenti. Allora ho chiamato tutti i miei amici e gli ho detto di accompagnarmi. Non ci credo, hai affittato delle persone. È verissimo, ci siamo trovati la sera prima a casa mia, abbiamo fatto le prove, no? Tu arrivi, no, tu non devi toccare la sedia perché se la tocchi, perché poi erano due persone anche abbastanza intelligenti, proprio amici con cui poi uscivo la sera, insomma, certo. E c'era questa idea che io non dovevo toccare niente, perché se toccavo l'oggetto poi diventava di corpo materiale, invece doveva rimanere un po' immateriale, c'era un mio professore che diceva, se lo tocchi sei un tecnico, se ne parli sei un consulente, i consulenti guadagnano di più. Allora, veramente, no, non ci credo, questa è fantastica. Diceva, non toccarlo mai, se lo tocchi di corpo cambia statuto l'oggetto e tu.
Non era quel giorno tazzo, non aveva una metti anche visione la giacca, quindi ciambola, la giacca che come sai metto tu una volta sì, all'anno, ecco. esatto, infatti. E niente, c'era questa ragazza del marketing che non so se c'è anche questa pantomima non so se era più intenerita o se l'è bevuta, però al finale dopo un paio di settimane mi chiamarono e mi dissero la facciamo la serie e io lì sono stato colpito Wow! quasi di netto, non ci credevo perché poi era anche un investimento grande, comunque sono stampi molto costosi, ero un completo outsider e io lo dico sempre che non so quante aziende avrebbero investito in un completo outsider così su un stampo così costoso, cioè io questo coraggio qui sinceramente in tutta la mia carriera l'ho riscontrato tipo zero altre volte. È stata l'unica volta che ho visto investire su praticamente uno scappato di casa e diciamo una Un'ottima idea, evidentemente. proprio anche una questione di fiducia, no? Di intravedere qualcosa, forse non lo so, adesso sembra tutto facile. Mi ricordo che Giuseppe Berani mi disse: guardi che questa cosa, perché io parlavamo un po' di soldi, di royalties, mi dice, guardi che questa cosa potrebbe cambiare la vita. Io ho fatto, eh sì, vabbè, vuol dire a tutti che Dai. quello che ti dice un giorno, questo sarà tuo, pensate. Esatto, sì. C'aveva ragione, ma ha cambiato la vita, ma non parlo di temi monetari semplicemente, ma anche proprio che sono diventato un designer di serie alla fine, per dritta o per storta, è un dato di fatto. Cioè, è una parte consistente del mio lavoro e mi sono innamorato di questo oggetto ancora di più, insomma. Certo. Poi immagino che tu dal 2007 a oggi abbia visto veramente cambiare profondamente Pedrali, cioè Pedrali ha fatto un percorso in questi anni molto importante, non ultimo, come dire, tutto il lavoro sulle certificazioni ambientali che per loro è diventata veramente una questione, come dire, primaria, no? Cioè tu hai visto una realtà che era già importante crescere, cambiare e seguire il mondo in un cambiamento che è epocale, no? Sì, no, ma io questo devo dire che mi fa pensare sempre questa cosa, una frase che avevo sentito dire Battiato che diceva a me interessa il miglioramento, no? Che era una frase che sembrava un po' scontata, ma la verità è che il miglioramento non è che sia così scontato. E è un percorso abbastanza impressionante, cioè sfido chiunque a sostenere il contrario, cioè la velocità, imparare in fretta, procedere con sicurezza verso direzioni non sempre scontate. Certo. E cercare di mettere in tutto quello che si fa valore, che è un'altra cosa molto assolutamente non scontata, cioè non dare per assodato nessuno dei gesti che fanno parte della gestione dell'azienda. L'investimento, per esempio, in tecniche io direi che è abbastanza unico in Italia, anzi, lo dico senza timore di essere contraddetto, è unico in Certo. Italia. È un parco di tecniche dove tu, per un designer, questa è Disneyland. È certo, un parco giochi straordinario. Per uno a cui piacciono le scintille come me, che non è che faccio gli acquerelli, ma E metto le mani in certo. pappa, perché dopo quella volta ho iniziato a toccarle le cose. Ma infatti, perché poi tu sei uno che le tocca, cioè mi Sì, sembrava molto. per quello il mio amico mi ha detto non toccarla, perché sapeva benissimo che sono uno smanaccione. Questa cosa mi sembra molto interessante perché cioè, da una parte c'è poi la relazione che tu spesso citi, ne parli spesso, dell'importanza della produzione industriale, cioè del fatto che. Tu puoi lavorare in un sistema complesso e puoi influenzarlo e questo influenza te e lavorare sulla produzione di massa vuol dire lavorare su una qualità diffusa degli oggetti per tutti, cioè entra anche una dimensione, cioè da una parte l'esperienza tecnica, il percorso tecnico di lavorare con chi appunto ti mette in condizione di testare e di stressare dei principi, no? Ma dall'altra anche il principio che provare ad allargare la qualità degli oggetti in una produzione complessa e diffusa vuol dire avere un impatto sulla vita delle persone importanti, no? Cioè, queste sono due cose su cui mi sembra che tu tieni molto, o sbaglio? Sì, secondo me io non ho sempre fatto una questione, cioè diciamo che ci sono un paio di questioni. Una è il back-end, cioè quello che succede finché non esce il prodotto. Ed è ovvio che con la produzione industriale tu hai, come dicevo prima, delle possibilità che non hai con altre situazioni. Cioè io quando poi con Petrali si decide di fare una cosa, è come se si aprissero le porte di possibilità in tutte le direzioni, in cui si può esplorare, si possono provare delle cose, si può capire insieme, si va per il meglio sempre. Però, come dire, e questo è il back-end, no? Prima che il prodotto esca. E questo Certo, già certo. sarebbe tantissimo per uno a cui piace il design industriale. Però per me è sempre stata anche una questione di distribuzione del messaggio. Cioè,
Sarà un po' all'antica, oppure sarà stato influenzato troppo dal momento in cui ho studiato, in cui mi hanno insegnato che il disegno industriale era una certa cosa che aveva a che fare Beh, anche con la diffusione, no? Con un numero di copie. in quegli Non anni voglio c'erano due essere. signori che si chiamavano Marco Zanuso e Castiglioni che insegnavano al Sì, ma a me Politecnico. quando parlo di queste cose mi sembra sempre di sembrare Gurbon Sip, sai, proprio roba old school, manualozzi indigeribili che non vanno nessuno giù. Però la verità è che il messaggio distribuito ha un fascino che il messaggio nella bottiglia non ha. Cioè, il messaggio della bottiglia può essere molto poetico, ma è come una telefonata, no? Io la spedisco, la troverà un'altra persona, oggi ci manderemo un SMS. Ma qui stiamo parlando di un messaggio che per il modo in cui viene fruito, cioè che si ritrova in giro per il mondo, è simile all'architettura che gli architetti posano nella città e poi ne fruiscono persone che non l'hanno scelta, no? Quindi magari Certo. l'hanno decisa in otto, ma se la beccano tutti. Cioè io non ho partecipato alla decisione di sistemare l'area di Garibaldi a Milano, però me la becco. Avranno deciso 10 persone, 15, non lo so quante, e se la beccano tutti. Ecco, questo qui è un fascino anche di responsabilizzante, ovviamente, perché tu poi hai la responsabilità di una roba che va in giro e si distribuisce e riempie il mondo in certi casi. Che però altre cose non hanno. Questa qui è la cosa che tuttora a me mi commuove di questa produzione qui, no? Camminare per strada, un bar magari qualsiasi, non necessariamente fighetto, Certo. incontrare per caso un prodotto che è disegnato dall'altra parte del mondo, in Sudafrica, o come mi è successo, cioè è una cosa in cui voglio dire, mi commuovo puntualmente e non scambierei con niente. C'è cioè, una materia luminescente. Che mi riempie il cuore ancora oggi, come Certo, quel primo certo. giorno. Beh, trovo che sia questa cosa sia bellissima, ma non ha a che fare anche molto con l'importanza della bellezza. Uso una parola un po' complicata, che però io amo molto. Cioè, credo che la nostra generazione sia tornata a lavorare sulla bellezza in maniera totalmente diversa, totalmente non ideologica, come proprio l'idea di qualità della forma, lavorare sulle cose, lavorare sulla loro potenza, no? La loro potenza che è emozionale, che è sensuale, che è fisica, che è affettiva, che è emotiva, no? Cioè, cosa vuol dire lavorare sulla bellezza per un designer come te? Come dire, faccio una Io domanda un sono po' da... fissato, come saprai già, e è un tema che per me è importantissimo, la bellezza, no? Perché quando ho studiato in realtà il Politecnico era in un momento ancora, se vuoi, anche un'onda lunga del post Ulm, sostanzialmente, di quindi raffreddamento del design, per cui la bellezza era vista un po' di tre quarti, no? Perché? C'è Zoja che dice che sono conseguenze dell'illuminismo, per cui le cose non misurabili come la bellezza sono finite per essere, come posso dire, invise perché non scientifiche, no? E quindi è nata questo falso mito di non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, che non è vero, cioè, oppure che la bellezza è soggettiva. Ecco. Io dico sempre a chi mi dice che la bellezza è soggettiva, rispondo sempre che la bruttezza però è oggettiva. E quindi per me, dopo che ho studiato in cui la bellezza non se ne poteva parlare, cioè che gli oggetti venivano giudicati come processi, quindi la qualità del processo, del percorso, non era importante il goal, era importante l'azione, ho passato tutto il resto del tempo invece a lavorare su quello, no? Un po' perché lavoro molto a mano e secondo me il mio è anche un approccio vagamente scultoreo, se vuoi, però Certo. la verità è che sono convinto che la bellezza sia un messaggio che a differenza di tanto design che c'è oggi non va spiegato, no? È self-explaining Certo, o auto-evidente, come dicono gli italiani. sì. E di questo, in un momento in cui vedi degli oggetti che hanno delle didascalie lunghe due cartelle, che sono la legge fino all'ultima riga, non hai capito neanche che cacchio era, io penso che quella della bellezza sia ancora il messaggio più onesto e più democratico anche, perché poi alla fine. Se pensi, non lo so, all'architettura dell'antica Roma, ad esempio per citare Zoja, era fatta bella perché era destinata a tutti e democratizzava, cioè tu, fruendo quella bellezza, eri parte di un tutto uno, no? Eri parte di una società che era sostanzialmente, tentava di democratizzare qualcosa, anche se poi Certo. democratica non era. Però il pensiero è quello. Io ci penso ancora, sento ancora questa cosa qui, sento ancora che etica ed estetica, anche se coincidono solo per caso, sono una dentro l'altra, no? In Però italiano, perché nel caso del sono lavoro che tu stai cose che facendo, funzionano.
Però nel caso del lavoro che tu stai facendo, etica ed estetica coincidono, perché se tu l'oggetto che produci, in questo caso parliamo di questa, della Babi, la ultima, ha un messaggio e una coerenza tecnica legata a un pensiero ecologico molto chiaro, molto lineare, molto trasparente, e contemporaneamente tutto questo si, come dire, si nutre ad una ricerca sulla forma che è altrettanto trasparente e chiara, tutto questo dà forza a quello che tu fai, no? Cioè lo rende un oggetto responsabile e affettivo potentissimo. Secondo me sì, è la... Guarda, questa qui è una questione di essere leali con la professione. Io di questo sono convinto. Il designer non è scarico di, come posso dire, di responsabilità, come potrebbe sembrare. No. Tutt'altro. E io penso che un percorso responsabile debba essere quello in cui tu spingi, tiri la corda. Noi spesso discuto con i ragazzi in studio. Perché? Perché certe volte succede che loro tengano le parti dell'azienda o che non si mettano dalla parte giusta a tirare la corda, perché alla fine per trovare il bilanciamento quando si fa questo tiro alla fune con le aziende o col mondo della produzione, devi mettere energia, l'azienda deve mettere energia e lì succede qualcosa, no? Certo, certo, è un dialogo vero. Nessuno cade e la bandiera rimane ferma e si è trovato il balance, no? E questa cosa qui per me è fondamentale anche rispetto alle lealtà che dobbiamo alla disciplina. Perché non è una disciplina nobile, io sono una vestale di questa disciplina, come forse si capisce dal tono con cui ne parlo, e penso veramente che sia un lavoro nobile che va rispettato e di cui bisogna tenere vivi i principi, ecco. Ma Odo, è una disciplina nobile per il semplice fatto che entra nella nostra vita dalla mattina alla sera fino dalla nascita alla morte, voglio dire, cioè gli oggetti... Sì, sì. Gli oggetti siamo noi, gli oggetti siamo, come dire, li viviamo, li subiamo, li amiamo. Stai parlando dei letti quando parli di nascita e morte, no? Nasciamo in un letto, moriamo in un letto. Ma tutto è disegnato, no? Se tutto fosse disegnato con la stessa attenzione e affettività, penso che vivremmo tutti molto meglio, cioè, no? E non saremmo magari inondati da milioni di oggetti inutili che ci inquinano la vita, no? Cioè, è anche un tema di sostenibilità sociale, simbolica, di consapevolezza, Sì, soprattutto di questa cosa qui che dici è interessante dal punto di vista di una delle leve più importanti della sostenibilità, che spesso e sovente è scavallata a pie pari, perché quando si parla di sostenibilità finiamo a parlare sempre di materiali, ma il problema è anche il design dell'oggetto, cioè la verità è che un oggetto disegnato alla moda, nella moda sta, cioè connesso con lo spirito del tempo, certo, no? Lo chiamano zeitgeist, poi chiaro che il mese dopo non è più connesso allo spirito del tempo, perché è rimasto lì. E quindi tu, facendo un oggetto alla moda o in cui hai scaricato troppo del tuo ego perché hai sovradisegnato, no? Overdesigned, come si dice in inglese, tu chiaramente lo cali nel tempo, e quello è un gesto profondamente non sostenibile. Perché? Perché l'oggetto invecchia più velocemente. La durata è la leva più forte che hai. Quindi io sono sempre per l'idea che bisogna stare un po' indietro con la forma. E più vado avanti e più so così, cioè mi trattengo molto, bisogna che la forma sia un distillato, ecco, ci penso spesso a questo, perché più la distilli e più la tiri fuori dal tempo, e il tempo è la cosa meno sostenibile per gli oggetti, il passaggio del tempo, la cosa più difficile da sostenere, ecco. Sì. Beh, ma penso che sia una questione di maturità e anche di senso del tempo, cioè adesso il rallentamento nel processo e l'attenzione a quello che fai fa parte di uno spirito del tempo che dobbiamo acquisire sempre di più, no? E che quella ricerca di sostanza e di qualità nella vita di cui tutti abbiamo bisogno, che sono anche rappresentate da moltissime delle cose che tu cerchi di fare lavorando con aziende come anche Pedrali in questo caso. Il nostro amico Giulio Iacchetti dice che è definitivo, siamo d'accordo tutti, allora. Senti, ma adesso ti prendo un attimo in giro, perché mi piace molto questa cosa, perché tu stai parlando di una dimensione immanente di questa forza dentro gli oggetti, no? Io ho l'impressione continuamente che tu citi Guerre Stellari ovunque, perché da una parte, se vado su Instagram, ti trovo che sei Yodo Fioravanti, e le tue massime ormai mi hanno, come dire, i tuoi haiku, cioè, come dire, io spero che verranno raccolti presto. Dopo Fishland Vice avremo gli haiku di Yodo Fioravanti. Però in alcune interviste tu hai proprio parlato della forza negli oggetti, perché la forza sia con te. Allora, quanto è importante Guerre Stellari nella tua vita? Facciamo questa domanda centrale.
Beh, è fondamentale, ma guerre stellari, vabbè, credo sia importante per molte persone, e io sono uno di quelli. È questa specie di commistione quasi religiosa, no? O quasi, non lo so, da setta, che pervade tutta la saga, no? Che è una cosa molto interessante, perché poi è profondamente metaforica di tante cose, in realtà. Certo. È E una quindi io saga, la è una saga. piego alle mie necessità certe volte, anche se probabilmente commetto un peccato mortale, però sì, dico spesso che secondo me veramente la bellezza è come la forza, cioè, ma io ne sono convinto che sia una specie di fluido, ma non lo so che sembro No, un guarda, fatto. siamo in Io due, penso che siamo totalmente. attraversi le cose, ma non come quella che c'avevi in classe che era bella dentro perché era brutta fuori. È proprio una, io penso che siano proprio come un giorno scopriremo dei raggi che sono i raggi della bellezza che attraversano le cose e le persone. Ma d'altronde ogni relazione con l'oggetto è una forma di innamoramento, no? E quando tu vedi, provi amore per qualcosa, questo è un fluido, qualcosa che ti attraversa, è una energia potente che attraversa le cose. Poi ognuno di noi seleziona quello per cui ci vogliamo innamorare, no? Se no ci innamoreremo tutti della stessa cosa. Poi è interessante il fatto che alcuni oggetti vengono chiamati poi dei classici, cioè che resistano al tempo, questa parola classico improvvisamente riemerge. Dagli antichi fasti e continua a essere una parola che tutti vorrebbero, perché tutti vorrebbero dei classici, no? Chi non vorrebbe dei classici da continuare a produrre? Per cui questo credo che sia una cosa. No, io sono totalmente nel tuo partito della forza, sia con te, per cui è. Sì. No, è il classico, bisogna arrivarci dal lato giusto al classico, capito? Perché molti ci vogliono arrivare dalla fine, è un po' difficile. No. Si vede subito. Ma poi il classico lo decidono gli altri, non lo decidi tu. Cioè, non è che un designer si Esatto. sveglia la mattina e dice oggi disegno un classico. No, no, non No, di solito è funziona uno così. scialbo, quello che oggi c'è uno scialbo. Esatto. Senti, immagino che tu stia facendo altre nuove cose con i pedrali, che non ci potrei assolutamente dire, ma immagino che tu ti stia ancora divertendo con loro, no? Perché poi quando è il parco giochi Sì, così no, bello, perché non vai? no. Insomma, dopo tutti questi anni, insomma, adesso sono forse 11º anno Eh di sì, la collaborazione, forse sicuramente la mia collaborazione più lunga perché è stata praticamente la prima. E prima. quindi no, è un luogo magico ancora per me. È un luogo dove trovo persone anche che mi stimano, che mi apprezzano, io apprezzo loro, cresciamo insieme, insomma, non so quanti possono aver avuto questa fortuna qui. E devo dire che è stata veramente una fortuna. Beh, sono storie di talenti che si incontrano e che poi vanno avanti insieme, che crescono insieme. Questa credo che sia la cosa più importante, insomma. Odo caro, senti, ci dobbiamo vedere a Milano, come ormai dato appuntamento a tutti gli altri design, dove A questo Cervera, punto devo Barbati, cambiare finirai. questi tre Quando ci insieme, troviamo così saremo me la più prendo ubriachi alla fine la sera. della giornata. Senti, grazie di tutto, grazie veramente. Evviva Babila, viva la grande famiglia. Eh? Un Ciao, grazie abbraccio, Luca. Alla ciao, prossima. ciao, evviva. Ciao.